un abbraccio morale che non ha nessuna valenza legale. Però ci tenevo a esprimere ringraziamento da parte della comunità trevigiana, perché oggi siamo qui a raccontare del salvataggio di una bambina e non di una tragedia. E siamo qui a raccontare del salvataggio di una bambina soltanto perché Mustafa, che si trovava lì sulle rive del Sile, non ci ha pensato due volte per tuffarsi in acqua e salvare questa bambina, superando anche lo shock dei genitori che erano rimasti completamente pietrificati. Quindi senza di lui oggi parleremo di una tragedia. La cosa che mi ha colpito è il suo atteggiamento, che è estremamente rispettoso, umile e serio. È un atteggiamento che avvicina le comunità e favorisce un vero processo di integrazione, perché lui si sta impegnando per imparare la lingua e per migliorare anche le sue doti professionali. Sa fare il pittore, cartongessista e muratore, e lui prima di tutto vuole imparare la lingua, poi vuole trovare un lavoro, crearsi una posizione, con l'obiettivo finale di ricongiungere la famiglia, che è composta da tre bambini e da tre bambine, che si trovano oggi in Egitto in un piccolo villaggio con tutte le problematiche del caso, e che sinceramente gli mancano davvero tanto, perché è stato anche un momento commovente quando lui, nel ricordare la bambina, ha subito collegato il pensiero alla mancanza nei confronti della sua famiglia. Per questo io lo ringrazio, perché credo che al di là del gesto eroico, l'atteggiamento che lui ha è esattamente l'atteggiamento giusto per andare insieme, comunità trevigiana e Mustafa, verso un percorso di integrazione vera, che passa attraverso la lingua, che passa attraverso l'impegno, il lavoro, l'inserimento sociale. E ovviamente noi saremo qui non tanto per, se servirà, anche per aiutarlo da un punto di vista dei documenti, ma soprattutto per aiutarlo in un percorso insieme a Lorenzo Marinese e a tutta la struttura della caserma Serena, a accelerare l'insegnamento della lingua e trovargli, ma possibilmente anche un posto di lavoro, visto che c'è tanta buona volontà, perché questo bisogna dirlo. Quindi grazie davvero di cuore per quello che hai fatto e per quello che sei, che è la cosa più importante. Se mi dai una mano a tradurli sulla parte finale solo.